io volevo capire se sei regina di sincerità o di fake news, come dicono adesso. Ti faccio un test vero o falso, delle cose che girano su di te, e finalmente mettiamo la parola definitiva. Oh, allora, il marchese Rodighiero voleva spararmi, è vero o falso? Vero. Veramente? Stiamo parlando di quello che era un po'... Il primo marito, quello che ho sposato a 15 anni. Sì. Ecco. Ed non era tanto... Era vero che ti voleva sparare addirittura, pensa te. No, ha sparato, non mi ha colpito, ma ha sparato. Ha sparato, non sì, ti ha preso. Vicino, no. Mamma mia. Mamma mia. Tradì Mori Sergas, 15 anni, pensa te, poteva essere una cosa che ti colpiva per la vita, invece tu sempre avanti. Tradì Mori Sergas e mi picchiò in una roulotte, vero o falso? È vero. Cioè, negli uomini portavi proprio... Ma sai, gli uomini hanno una forza fisica che li porta alla violenza, no? Sì, io infatti... Fu terribile perché, per esempio, mi si ruppero tutte e due le orecchie, mi sanguinavano, il naso rotto, la mascella. Pensavo di morire, però, come vedi, sono ancora qua. Sì, però è una cosa da condannare. Ma allora, senti, c'era una possibilità, per le donne di allora, c'era una possibilità, cioè, di comunicare, di parlare con qualcuno, come adesso, insomma, su questo no. Si è fatto... È vero, era un altro, erano un altro tipo non di cultura. E le donne tacevano. Le donne tacevano un po' per vergogna, perché si vergognavano, è una cosa umiliante quando qualcuno ti picchia, no? Molto, a parte il dolore fisico, ma più l'umiliazione. E poi anche il senso del pudore, per esempio, io non l'ho mai denunciato perché era il padre della mia prima figlia, perché mi sembrava brutto dire queste cose anche di un uomo che io avevo molto amato e che lui mi amava molto. E, insomma, mi vergognavo per tante cose e quindi lo dico adesso che sono passati tanti anni, che lui non c'è più. E poi, insomma... vogliamo dire che il mondo moderno, che tutti dicono insomma aver portato tante cose che non vanno, ma ha portato questo, che insomma adesso è cambiata proprio la cultura. Esatto. E adesso trovi tante persone che ti ascoltano in questo, quindi quelle che a casa vedono Sandra eccetera eccetera, che provano queste cose, hanno queste esperienze, comunicate, ci sono tanti posti dove chiamare, comunicate, parlate, perché una mano la trovate, c'è un abbraccio alle donne vittime e anche uomini, devo dire, vittime di stalking, di violenza, quindi c'è un abbraccio per voi, mentre una volta non c'era questo. No, cioè, soprattutto c'è un aiuto, una solidarietà, un'assistenza anche vera, esatto, no? Esatto. Bisogna chiedere aiuto quando si ha bisogno. Bisogna chiedere aiuto quando si ha bisogno. Esatto, quando si ha bisogno, però tu hai trovato aiuto in te stessa, effettivamente. Sai, io ero bambina quando c'era la guerra, ho provato le bombe, la fame, tutto quanto, per cui insomma ero anche temprata già, diciamo, alle difficoltà, alle difficoltà, alla sofferenza, e allora l'ho sopportata meglio in qualche modo. Chiaro che le generazioni di adesso sono agevolate da tante cose, no? Sì. C'è un benessere, lo so che c'è anche molta povertà, è vero, però c'è anche tanto benessere. Una volta non c'era, insomma. E quindi non si sa. E poi anche quel famoso tic 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 che tutti fanno. Alla fine è una forma di conforto, perché uno comunica, chiede, no? Esatto, parla. Per molti è un compagno ed è una cosa abbastanza difficile da sopportare. Ti faccio vedere un filmato che è rimasto nella storia e i ragazzi forse lo vedono per la prima volta. Vediamo. Pronto? Sandra, sì? Ma che fai? Ma non sai che tuo figlio è stato ricoverato gravissimo a 8 anni? È gravissimo per un incidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, è grave! Chi? Ciro, dove? Oddio, no! Oddio, 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 no! Oddio, 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 oddio! Ecco, questo è stato un momento... che ancora adesso tu vivi con grande... Ma ti capisco, ti capisco. Tu lo sai, hai passato
anche tu con tuo figlio momenti bruttissimi, esatto, vero? Esatto, ti capisco perché e se penso, lo dico perché vero o falso, questo è assolutamente vero, perché tu non ti aspettavi una telefonata del genere. Sai che c'è sempre qualche buon tempone che dice che questo era tutto organizzato, no? Ma invece secondo me è impossibile che fosse organizzato una cosa del genere. Ma sai, c'è sempre qualcuno che dice qualcosa che non ha un cavolo in contrasto, da fare, no? Ecco, esatto. Ah beh, fa parte della vita, la gente è fatta così, chi la pensa in un modo, chi in un altro. Cioè, solo il fatto, io mi sono molto spaventata perché mio figlio correva in moto e ne aveva avuti tanti di incidenti. E quando aveva avuto anche incidenti gravi, no? E veniva sempre da me. Perché non volevo andare in ospedale, avevo il terrore dell'ospedale. Io mi ricordo che una volta gli ho riattaccato un pezzo di cute che gli si era staccato, con i capelli, aveva capelli lunghi, da una parte aveva una parte fino a qua. Gliel'ho riattaccato e gli ho messo delle bende, quelle sai, per le ustioni. Non so come ho fatto, perché poi io se vedo una goccia di sangue mi terrorizzo. Però una mamma è sempre madri, la mamma. Sono così. Poi hai capito chi era stato a fare questo scherzo? Sì, sì, l'hanno trovato. Sì, sì, perché c'è stata un'inchiesta della magistratura e poi della RAI, no? Certo. Ed era la telefonata partiva dall'Alemagna di Via del Corso, dove adesso c'è un caffè Berardo, ma una volta c'era l'Alemagna. Sì. E al primo piano lavoravano 26 donne. La telefonata era partita da uno di quei telefoni. Sì. Loro negarono tutte, no? Certo. Ovviamente. Allora bisognava fare l'esame della voce, sai, ma siccome non era successo niente, sia la magistratura che la magistratura lasciarono perdere. Meno male, meno male. Ah beh, certo. Però allora non c'era il telefonino. Però vedi, era no, tale il successo che tu avevi in quel momento che veramente è stato un gesto di invidia, di cattiveria, gratuita. Forse sai cosa ho pensato? Qualcuno che nella vita non aveva mai avuto niente, voleva un momento di potere anche, perché pensa a quello che ha avuto da questo, no? Sì, perché è diventato... Per un momento... Possiamo dire che fu il primo esempio di TV verità, cioè di reality in televisione, che poi è andata a finire bene, grazie a Dio, però se è stato così, cioè, ha aperto una strada... Per fortuna un cuore d'acciaio, perché sai esatto, com'è, no? Esatto, ne passate tante, devo dire,